Ciao a tutti, benvenuti. Inauguriamo oggi un nuovo format, una nuova serie di incontri a regola d'arte. Avremo con noi, di volta in volta, due collezionisti di arte contemporanea tra i più importanti sulla scena nazionale e internazionale. Darò a loro 30 secondi di tempo per rispondere alle domande che gli sottoporrò e avrò con me questo strumento che mi renderà appunto implacabile. In collegamento da Grasse, in Provenza, Nicoletta Fiorucci, imprenditrice, fondatrice di Fiorucci Art Trust, founding patron di numerose istituzioni e trustee di Serpentine Gallery di Londra. Invece da Bruxelles, direttamente, abbiamo Alain Servet, consulente finanziario e collezionista, anche lui dal 1997. Allora, siete pronti? Are you ready? Pronti. You're ready. L'arte è un fuoco sacro. Qual è stata la scintilla che ha acceso in te la passione del collezionismo? Partono i 30 secondi. Io ho iniziato prima a studiare arte e poi a comprarla. Mi sono appassionata ai disegni antichi dei grandi maestri. Ero giovane e tutti i regali volevo solo che fossero opere d'arte. E quindi i miei genitori mi guardavano con molto scetticismo, ma io non ho mai rinunciato a un'occasione pur di avere un'opera d'arte. Bravissima, scaduti 30 secondi, perfetta! Che cosa pensi tu, Alain, di questo? In life I am an investment banker, so supposedly very stressful, but certainly a very, very passionate life and a busy life. But I realized that when I was passing the door of a museum, I felt serene. I felt some kind of serenity. So I started collecting by saying, can I reproduce that fantastic feeling that I have in museum at home? Se conosci Nicoletta l'artista e non ti piace, compri lo stesso la sua opera? Partono i 30 secondi. No, non la compro. Mi è successo una sola volta. Di aver incontrato l'artista perché volevo acquistare un'opera molto importante. Ho incontrato l'artista, ho passato due giorni con lei, non mi ha convinto nulla di quell'esperienza e non ho comprato l'opera. Alain, tocca a te. I find the relationship to artists sometimes a little bit ambiguous because we behaving sometimes like friends, but in fact it's a commercial relationship. So I try most of often not to meet the artist before acquiring the works, not to be influenced. But I'm trying not to be emotionally involved, positively or negatively. But I like to do it afterwards, and very often it works pretty well. L'arte è una terapia? E se sì, di coppia? Può essere una terapia, però una terapia presuppone un male, un problema. Io credo che l'arte sia una grande gioia di vivere, una grande compagna di vita, qualcosa che rende la vita più intensa, più vivida. I say that I spend a lot of money in art, but I save money by not needing to go to the shrink. Because I think that one of the most interesting question to ask is, why is it I don't like this work? Or why is it I love this work? As far as the couple is concerned, it's the same way. In fact, looking at art is looking inside yourself. So if you do it together, I think it can be a good thing for the couple as well. Sempre di più è il mondo privato che sostiene l'arte. Se aveste un ruolo pubblico, istituzionale, importante, politico, direi, quale sarebbe la prima cosa che fareste a sostegno dell'arte? Alain. Education. Is the most important. This is what really will change everything. Humans will exist by creativity, and creativity starts with understanding art. Nicoletta, che cosa ne pensi tu? 30 secondi per te. Sono d'accordissimo con Alain che bisogna partire dall'educazione. Io farei anche delle nuovi licei artistici molto più interdisciplinari, creerei numerosissime residenze di artisti per evitare che gli artisti debbano andare direttamente sul mercato. Alain, regali arte? Not much, but one of my other passion is video art. And the question of limited edition is very strong in video art. And there's one video I particularly love, is Fischli & Weiss, Der Lauf der Dingen. And this is in unlimited edition for 25 euros. So rather than a bottle of wine, I sometimes bring this movie and I say that it's one of my favorite video. And I want to show by this to people that very good art must not be expensive. Nicoletta,
Tocca a te. Sì, sono assolutamente d'accordo con Alain. Io regalo delle edition, a volte per supporto dei musei, appunto lavori bellissimi che non hanno dei prezzi folli, e mi piace condividere. Alain, un'opera d'arte che ruberesti alla collezione di Nicoletta. 30 secondi per rubargliela. It was wonderful to have an insight in our collection. One word I reacted very much to is Ottobon Kanga, a beautiful tapestry. I like the way that Ottobon is bringing to our attention some piece that we still have to make in the developed world. It's all the horror and harm we inflicted with colonization. Un tempo perfetto. Nicoletta. Ruberei l'opera che vediamo nello schermo di Thomas Hauseako. Ho uno dei ricordi più belli che ho con questo artista durante la Biennale di Venezia, quando lui doveva installare l'opera di fronte Palazzo Grassi, una notte intera trascorsa con lui nell'installare l'opera nella wishing list. Sono molto felice, vi ringrazio tantissimo, onorata di avervi avuti come primi ospiti di questa serie di incontri a Regola d'Arte, per cui grazie a Nicoletta Fiorucci, grazie ad Alain Servet, è stato bellissimo, noi il tempo lo vinciamo. Grazie, grazie, grazie Alain, grazie Sabrina, spero a prestissimo. Grazie thank you molte. Very much Sabrina, thank you very much Nicoletta.